Buongiorno a tutti da Gianluca Attanasio e dal mio inseparabile amico Capitano America. Oggi voglio recensire un prodotto che sta andando letteralmente a ruba su Amazon. E stiamo parlando del visore VR Box 3 della Umi, prodotto della Umi, che sta andando veramente a ruba perché questo visore consente di poter utilizzare vari telefonini per poter vedere la realtà virtuale 3D. Ma andiamo direttamente a fare l'unboxing. Ci diamo al mio amico Capitano America di farsi un attimo da parte. Apriamo la scatola, molto bella, ottimo come regalo, prezzo veramente irrisorio in rete, letteralmente finiti, completamente esauriti. Apriamo la nostra scatola, ecco il nostro visore che già arriva premontato. Eccolo qua, lo apriamo. All'interno della scatola troviamo il nostro visore, un libretto di istruzioni e abbiamo un comodissimo panno per pulire. Mettiamo la scatola da parte, un comodissimo panno sintetico per pulire i nostri cristalli interni. Libretto di istruzioni di semplici, diciamo molto intuitivo, ovviamente istruzioni in italiano. Parliamo di la possibilità di poter utilizzare all'interno di questo visore telefonini con display da 4 pollici fino a 6 pollici. Qui ho telefoni per tutti i gusti. Vediamo però intanto come è fatto il nostro visore. Molto bello la cinghia di aggancio che copre completamente la testa, possibilità di poterla regolare, guardate un pochettino, ha una serie di strap, quindi possibilità per chi ha il capoccione grande di poterla regolare. Avanti abbiamo una comoda, diciamo una comoda imbottitura che serve appoggiato direttamente. Questo qua è manuale, ma dà la possibilità di poter allargare e allungare la messa a fuoco. L'apertura anteriore è calamitata, guardate, faccio vedere, ecco qui, qui c'è la calamita, qui ci sono i cannocchiali, il telefono viene posto all'interno di questo alloggio. La possibilità di poter aprire anche una finestra laterale, molto leggero, ha oltre alle regolazioni, le varie regolazioni laterali, ha anche la possibilità di mettere a fuoco direttamente all'interno, le lenti si spostano, vi faccio vedere, guardate qui, scusate la telecamera, ecco qua, le lenti cambiano la loro inclinazione interna in modo da essere messo a fuoco, l'alloggiamento per il naso, e qui abbiamo un tasto magnetico che serve per utilizzare tutti i tipi di telefonini. Io ho testato questo prodotto, ho dovuto installare direttamente un software, un'app, ho scaricato quella direttamente di Android generale che viene utilizzata un po' per tutti i telefonini, ma la cosa importante è che in questo apparecchio, in questo apparato, possono entrare vari telefonini. Parliamo di un 5.5 pollici, abbiamo qui direttamente un telefono bellissimo della Umi 5.5 pollici che andiamo a inserire direttamente, vi faccio vedere come si inserisce, ecco qua l'alloggiamento, il telefono viene posto in questa posizione, poi ovviamente ve lo regolate, ecco qua, si chiude e all'interno avrete la possibilità di poter utilizzare il telefono nel migliore dei modi. Però è importante, importantissimo scaricare l'app, ma non finisce qua perché abbiamo anche un altro telefono con un altro tipo di casa produttrice, abbiamo un Lumia 950XL, eccolo qua, vediamo se c'entra, il Lumia ci va veramente molto bene, si chiude perfettamente, all'interno abbiamo un altro telefono, benissimo, ma non terminiamo con il Lumia 950XL né con Lumi 5.5 pollici, passiamo direttamente anche a un piccolo datato Samsung S4 5 pollici, anche questo qua riesce ad avere la sua posizione all'interno del nostro visore, ecco qua, quindi utilizzabilissimo, tutti i tipi di regolazioni, io ho scaricato un software per la realtà virtuale, il prodotto funziona bene, è simpatico, davvero simpatico, la possibilità di poter vedere i film, chi ha un abbonamento Netflix ha la possibilità di poter vedere i film direttamente all'interno di questo visore, però è sconsigliato un utilizzo troppo prolungato perché poi c'è una assuefazione a questo tipo di realtà virtuale, però come prodotto è veramente simpatico, il prezzo veramente irrisorio, i comandi funzionano bene, importante ricordo è scaricare l'app, la massima compatibilità sia con un telefono Umi, scegliete un telefono che abbia una qualità di visione molto buona. Io devo dire la verità, questo prodotto mi ha stupito, mi ha molto divertito, è divertentissimo, ci sono delle app, dei giochi dedicati, sembra veramente di essere catapultati in una realtà virtuale, quindi ampie possibilità di utilizzo.
ho visto una serie TV, o meglio, una puntata di una serie TV, un telefilm, a vederlo su grande schermo veramente fa un certo effetto. Quindi posso dire che questo prodotto, nella sua semplicità, nella sua leggerezza, nella comodità di essere indossato con le mille regolazioni, ricordo che ha molte regolazioni, può, diciamo, alloggiare un pochettino tutti i telefoni. Ve l'ho dimostrato con vari telefoni, Taumi Iron Pro 5.5 pollici, Alumia 950 XL, più piccolino Samsung S4. Cosa dire? Possiamo acquistare questo prodotto a prezzo veramente basso e divertirci un pochettino con gli amici. Quindi, da Gianluca Attanasio, ricordo che chi volesse iscrivere può farlo a gianluca.attanasio@live.it per Umi di Rbox 3. Gianluca Attanasio e Capitano America è tutto. Un saluto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!